tutti, sono Angelotti Andrea e sono qui per presentarvi Iron Tip, la piattaforma che rivoluzionerà il turismo. In questi pochi minuti cercherò di farmi largo tra le problematiche che abbiamo cercato di risolvere con il nostro progetto e ovviamente come abbiamo pensato di creare un business su questo. Allora, siamo partiti dall'idea che il problema principale del turismo è che bisogna risolvere due problematiche principali: quella degli operatori turistici, delle attività commerciali e soprattutto dei luoghi che vogliono pubblicizzarsi nel turismo, e quella allo stesso tempo dei viaggiatori, che hanno tutti esigenze diverse. La nostra soluzione qual è? La nostra soluzione sono analisi funzionali, algoritmi, interfacciamento con i dati e quindi tanta tecnologia per utilizzare i dati e filtrarli per ottenere che cosa? Alla fine per ottenere la sartoria del turismo, quindi una piattaforma che permetta di creare guide turistiche totalmente personalizzabili. Allora, prima facciamo un excursus sui nostri concorrenti. Cosa manca a tutti i concorrenti? Abbiamo messo sia più famosi che meno famosi, diciamo. Cosa manca? Allora, i dati non puntano alla qualità, non sono personalizzabili, non puntano a... cioè sono semplicemente dei social showcase, sono dei giochi dove le persone comunque si registrano e non ottengono qualcosa di concreto, un prodotto vero. E soprattutto non hanno sistemi per valutare i contenuti, quindi il degrado dei contenuti è un problema molto importante. Noi pensiamo di... qual è la nostra soluzione? Allora, questa è una demo banale di quello che potrebbe essere la nostra home. Iron Tip è una piattaforma per creare appunto guide personalizzate, principalmente divisa in due sezioni, una social e una invece di itinerari di qualità. La parte social comprende profili, possibilità di compilare le guide, messaggistica e soprattutto un sistema di scoring degli utenti per permettere che questo la possibilità di inserire contenuti ovviamente agli utenti. Lo scoring serve per creare un circolo virtuoso di modo che gli utenti siano spronati ad inserire prodotti di qualità, quindi informazioni di qualità. L'altra parte, itinerari di qualità, invece, è una sezione che gestiamo noi, dove o inseriamo direttamente o selezioniamo prodotti di qualità da comporre in itinerari che possano effettivamente dimostrare la qualità del territorio che noi andiamo ad analizzare e a prendere in considerazione, e soprattutto anche magari far emergere quelle realtà belle che a volte sono un po' nascoste. Ok, come funziona brevemente? Brevemente basta, come abbiamo visto prima, c'è una casella di ricerca in alto, basta inserire nella casella di ricerca delle parole chiave, il motore di ricerca le associa, e da queste parole di ricerca, a seconda di quello che l'utente sta cercando, si possono trovare la città che meglio è affine agli interessi, oppure le singole attività di una città che sono affine agli interessi della persona che ha inserito le chiavi di ricerca. Tutte queste attività vengono mostrate all'utente e lui le può inserire in una guida perfettamente personalizzabile, come un puzzle, come un incastro. La bellezza è anche che le nostre guide che noi produciamo di qualità, tra virgolette, sono completamente dinamiche, quindi gli elementi della singola guida si possono mettere e togliere, sempre filtrando le attività per gli interessi, oppure con la navigazione libera semplicemente di tutte le attività disponibili per una città. Allora, abbiamo analizzato il target di riferimento. Allora, sono dati ovviamente che tutti ormai conosciamo, però cerchiamo di tenerli a mente. Il 93% dei viaggiatori nel mondo si basa ormai su statistiche e su review online per scegliere la propria meta. In Italia ci sono 377 milioni di turisti all'anno, o meglio, questo è un dato dell'ISTAT del 2013, e solo di stranieri 76 milioni. Altro dato importante, gli operatori turistici. Il 64% degli operatori turistici dedica più di 20 minuti al giorno per informarsi su cosa c'è di nuovo che offre il mercato turistico. E il 43% degli operatori turistici è disposto a pagare per avere servizi di qualità delle piattaforme tipo Iron Tip che offrono dei servizi effettivamente funzionali.
Abbiamo analizzato anche un market di riferimento, non sono pochi dati. Abbiamo analizzato tutte le fasi. L'idea è che il nostro mercato sarà costituito da operatori turistici e noi quindi offriamo un servizio gratuito agli utenti e di contropartita, diciamo, è la piattaforma, il modello che invece funziona per sponsorizzare il turismo e quindi operatori turistici e attività commerciali.